siamo una giovane, questo è il mio canale. Benvenuto a te che sei un vecchio iscritto, benvenuto a te che sei un nuovo iscritto. Come state? Come state? Ormai in pieno mood natalizio, vedete, io orecchini, so che vi piacciono tanto i miei orecchini, questi sono stati dei regali della mia amica Marta. E il maglione, vi piace? Che ne pensate? Ma vedete il protagonista, no, di questo maglioncino? Non a caso ci sono tante renne. Oggi vi supererò con una ricetta facile, veloce e pratica da fare, ma che vi farà un effetto wow garantito. Prima però chiamiamo lei la seconda star del programma. 3, 2, 1, sigla! Della, veramente dell'effetto wow garantito, facilissima da fare perché vi serve davvero pochissimo, avete tutto quasi già lì sotto l'albero e veramente sarà un'ottima idea e per un centro tavolo, ma soprattutto anche da regalare, per non fare il solito regalo banale. Voi vi presentate a casa con questa meraviglia e l'effetto wow è garantito. Vi lascio ai piccoli e proprio pochi passaggi per realizzare la mia torta Rudolf. Quindi per preparare la nostra torta Rudolf abbiamo bisogno di una base. In questo caso io vi consiglio un panettone. Potete acquistarlo come meglio credete, farcito come meglio credete. Questo è con crema alle nocciole. Il classico panettone, ma potete anche partire da una base di pan di Spagna. Però per agevolare i tempi e comunque per utilizzare il panettone che magari sotto l'albero ne abbiamo tantissimi, è un'ottima idea. Vedrete, è un'idea carinissima. Poi abbiamo bisogno di delle decorazioni in pasta di zucchero che vedete, quindi delle foglie, dei piccoli puntini rossi. Poi abbiamo bisogno di altri tipi di decorazione, quindi abbiamo fatto le orecchie, guardate che belle le orecchie, e comunque abbiamo fatto le corna, gli occhietti, e per il naso andremo ad utilizzare marshmallows rosso. Per questo, per quanto riguarda la decorazione. Per quanto riguarda la farcia, abbiamo bisogno di la nostra Samo Cream, che ho realizzato sostanzialmente con 250 g di mascarpone, 250 g di panna e 60 g di zucchero a velo. Quando dico panna, intendo dire panna fresca, cioè quella che trovate nel banco frigo non zuccherata. Diversamente potete fare 250 g di panna vegetale, quindi la trovate già zuccherata, e 250 g di mascarpone. E poi abbiamo bisogno della ganache al cioccolato. Voi la vedete nello stato, come dire, in purezza, cioè cosa sono andata a fare? Ho preso mezzo chilo di cioccolato, questo è cioccolato fondente, e 400 grammi di panna, sempre quella fresca. Ho portato la panna ad sfiorare l'ebollizione, ho tritato il cioccolato e l'ho versato dentro la panna a fuoco spento. L'ho amalgamato e questo è il risultato. Adesso cosa andremo a fare? L'andremo a montare con delle fruste elettriche per andare appunto a dare più un colore più tenue, perché come sapete bene, montando la ganache perde di un tono e mezzo di colore, e poi le andremo ad applicare, ma un passaggio per volta. Allora, cominciamo dallo step numero 1. Prendete il vostro panettone e lo divideremo in quattro parti, partendo dalla parte inferiore. Quindi lo divideremo in quattro e poi lo capovolgeremo. Praticamente la parte che troverete sotto, che tra l'altro andremo poi a livellare, la troverete in questo caso sopra. Ok, ci vediamo al passaggio successivo. Allora, ho posizionato la parte inferiore del panettone, quindi quella che voi trovate sotto, all'ultimo ripiano, cioè scusate, quella che trovate sopra sotto, ho capovolto praticamente il panettone. Ora con latte e un goccino di succo d'arancia vado praticamente a bagnare leggermente la parte, ma proprio poco, neanche tanto. E con la crema, quindi cerchiamo di inumidire bene anche i bordi, con la crema che ho preventivamente messo nella sacca poche, vado a, quindi la Samo Cream, a creare tutto uno strato di crema. In questo modo. Potete anche non utilizzare la sacca poche, ma vi renderà il lavoro molto più facile. Poi con una spatola andremo a stendere bene la parte affinché appunto sia livellata, e poi continuiamo con
gli strati comunque che andranno a creare il nostro panettone. La canoche abbiamo praticamente ricoperto tutto quanto il nostro panettone e adesso siamo pronti alla parte più divertente, che è quella della decorazione. Vi faccio vedere adesso come decorarla. Quindi ho posizionato le due orecchie, ora andiamo a mettere le corna, le posizionate bene dietro le orecchie, vedete? Fa niente se un po' andranno ad abbassarsi, è normale, e poi andiamo a decorare tutta la parte invece sottostante della torta. Un panettone, tanta fantasia e sicuramente quel cioccolato che, insomma, sicuramente la cioccolata che sicuramente vi cadrà a pioggia dopo, in occasione appunto di queste feste. E la torta è realizzata. Volete vedere? Volete vedere? Volete vedere adesso il risultato? State, eh? Non voglio fare danni. Ci provo. Se faccio un danno, fa niente. Ma non è simpatica, ma non è simpatica, ma guardate un po', è davvero molto molto particolare. I bambini faranno sicuramente un effetto, secondo me saranno strabiliati proprio dal vedere, ma quanto è simpatica, ma quanto è bella. Avete visto quanto davvero pochissimo tempo per realizzarla? Veramente, ovviamente come vi dicevo nell'intro potete anche realizzare questa torta utilizzando un pan di Spagna, ma davvero sarebbe uno spreco perché anche voi sicuramente come me avrete 350.000 panettoni sotto l'albero, dobbiamo smaltirli, quindi questa è veramente un'ottima idea. Ma immaginatela nella vostra tavola di Natale, immaginatela come davvero l'ospite quando arriverà sarà prontamente rapito, lo sguardo sarà rapito da questa meraviglia. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella in modo tale che voi siate avvisati tutte, ma proprio tutte le volte che un mio nuovo video sarà presente sulla piattaforma YouTube. Tanti pollici in su, mi raccomando, fatemi sapere se questa tipologia Rudolf sarà torta Rudolf appunto di vostro gradimento. Tanti commentini, fatemi sapere che cosa ne pensate. Dove mi trovate? Dappertutto, ragazzi. Sapete, vedete che comunque sono dappertutto. Adesso anche su Telegram ci sono, lo sapete, sapete. Sulla mia pagina Facebook, Instagram, sapete che sono sempre come sono sempre molto attiva. Vi ricordo come sempre qua vi posto l'immagine del mio libro che sarà sicuramente un ottimo regalo di Natale. Quando non sapete cosa regalare, regalare poesie, secondo me, è sempre la cosa migliore perché ci addolcisce, addolcisce sempre tutti quanti voi. Come fare appunto per non perdere un mio video? Quindi come faccio? Come faccio? Niente di più facile. Qua sotto di me vedrete una scritta. Lo vedete? C'è scritto iscriviti. Voi da rosso la pigiate, la fate diventare grigia e con lo stesso principio attivate la campanella, così in maniera gratuita. Ragazzi, gratuita, sarete certi che quando la vostra amica Samuele pubblicherà un nuovo video voi non lo perderete. Voi volete perderlo? Assolutamente no. E come sempre vi ricordo di condividere questo video, fatelo perché sarà un'ottima idea sicuramente anche per le festicciole con i bambini, quella mamma lì che non sa mai cosa preparare. Poi condividetelo, sicuramente sarà una cosa molto molto gradita. Io come sempre vi ringrazio di tutto l'affetto che mi state comunque dimostrando. Siamo in pieno mood natalizio, a raffica adesso, tante idee, tante ricette facili, veloci da realizzare. Tra un po' ne arriverà una molto molto particolare, ma sono veramente contentissima e orgogliosa del risultato perché è davvero un modo molto carino di presentare appunto uno dei tantissimi panettoni che sicuramente avrete. Quando escono i miei video? Tutti i miei video, vabbè, non ho ancora bevuto lo champagne, immaginiamo dopo. Tutti i venerdì alle ore 18, come vedete, alle 18 ogni venerdì puntuali, mi raccomando. Ragazzi, divertitevi in questi preparativi per le feste, mi raccomando, sempre allegria, perché l'ingrediente fondamentale è l'allegria. Io vi abbraccio come sempre, vi ringrazio tanto tanto, ho detto tutto, sì, ho detto tutto, anche se mi sono dimenticato qualche cosa, sapete che potete contattarmi quando e come volete. E come sempre, vi ricordo che, vedete le renne, con Sam in cucina? No, c'è il nasino, molto carino. Ogni creazione è divina, anche con Rudolf. Vi aspetto alla prossima ricetta natalizia. Voglio bene, ciao!